Chiudere il campionato con dignità, è questo l'obiettivo principale del Pescara, come espresso anche dalle parole del tecnico Gianluca Grassadogna, che dopo la pessima prova di Cosenza ha prima chiesto scusa ai tifosi e poi ha auspicato che la squadra finisca la stagione senza fare altre figuracce. La giornata di domani sarà quasi certamente quella del matematico verdetto della retrocessione, che ci sarà sicuramente in caso di sconfitta casalinga con la Reggiana. In caso di pareggio, la retrocessione matematica sarà sancita se almeno una tra Cosenza e Ascoli farà almeno un punto. Il picchio sarà impegnato in casa della Regina. I Silani giocheranno sul campo della capolista Empoli. Anche con una vittoria il Delfino potrà essere dichiarato matematicamente retrocesso in caso di vittorie contestuali di Ascoli e Pordenone. Non sarebbe dirimente neanche un improbabile blitz del Cosenza-Empoli, perché resterebbe in piedi una remota ipotesi di classifica avulsa a 3 a quota 38 che vedrebbe i biancazzurri in vantaggio. Calcoli meramente formali dunque, perché la strada per la C è ampiamente tracciata e Grassadogna e il direttore Antonio Bocchetti hanno già alzato bandiera bianca. Nella lista dei convocati figurano Omeonga e Riccardi, che tornano tra i disponibili, nulla da fare per Busellato, Alastra, Del Favero e Basit, indisponibili anche Maestro e Rigoni, finiti KO con il Cosenza, e De Sena. In difesa, oltre Drudi, mancherà Bellanova a causa di un affaticamento, probabile la conferma del 4-3-3 con Sorensen a destra, Gutte e Scognamiglio al centro e Masciangelo a sinistra, Omeonga, Valdifiori e Macin in mediana, in avanti Galano, Odgaard e uno tra Riccardi e Capone. La Reggiana arriverà in riva all'Adriatico per approfittare del momento del Delfino e cercare tre punti fondamentali per dare seguito alla vittoria con il Pordenone e inseguire la zona play-out, sperando in un KO del Cosenza ad Empoli. Il tecnico Alvini dovrà rinunciare allo squalificato Yao, sostituito da Gianfi, con Aieti e Rozio a completare il trio di difesa. In rialzo le quotazioni di Siligardi al posto di Lunetta e poi Libutti, Varone e Rossi. La Ribia e Radrezza alle spalle di Cargbo, che dovrebbe iniziare la partita con Zamparo inizialmente in panchina. Direzione di gara affidata a Riccardo Ross della sezione di Pordenone, con cui il Pescara non vince dal novembre 2015, 3-2 all'Avellino, 10 i precedenti con 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte. Ultima direzione nel novembre 2019, Pescara Cremonese 1-1. Ross, con cui la Reggiana ha 5 vittorie, tutte in Lega Pro, a fronte di una sconfitta e di un unico precedente in Serie B, lo 0-0 di Frosinone di un mese fa.